Ciao! Allora, rieccomi finalmente su YouTube. È da tantissimo che non faccio video. Mi fa un po' strano questa cosa perché sono stata una fedele su YouTube. Diciamo che anche se in alcuni periodi ero un pochino più presente, altri un pochino meno, però ci sono sempre stata praticamente. E ormai sono parecchi anni. E quindi questi parecchi mesi di assenza, che ho voluto ovviamente, mi hanno... Cioè, non so, mi fanno un po' destabilizzare, ecco. Quindi adesso tornare davanti a una telecamera, parlare davanti a una telecamera, mi fa un po' strano. Non so se avete presente quando tornate a fare cose dopo un po' e insomma rimanete un po' impacciati. Comunque, bando alle ciance, sì, ho deciso di riprendere qua su YouTube anche perché appunto il periodo di stop è finito. Periodo che appunto mi sono presa perché non mi andava più e quindi non volevo fare video forzati perché questo per me è un hobby, una passione, non è un lavoro, quindi posso permettermi di farlo, diciamo. Sono stata molto presente su Instagram, nel limite del possibile con lavori e impegni vari. E però a lungo andare diciamo che YouTube mi mancava. In realtà, anche da, come si dice, da utente, mettiamola così, ero un po' latitante, nel senso che non guardavo neanche tanti video su YouTube, ma perché non avevo proprio il tempo materiale. Ultimamente invece anche quello è ritornato nella mia routine, quindi spesso la sera mi guardo qualche video anche quando ho tempo durante la giornata. E quindi ecco. Anche su, come utente, diciamo, sono tornata attiva, mettiamola così. E quindi niente, pian pianino ho detto no, 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 non posso non fare più video, anche perché questo è il mio mondo, questa è la mia passione, il beauty, ora anche un pochino il cibo, cioè sono diventata un po' appassionata di ricette, cose così, i video svuota la spesa, gli haul, mi mancavano, ecco. E niente, alla fine sono tornata. Piccola premessa per questo video, che secondo me sarà lunghissimo. Perché? Perché dato che ho una montagna di cose, che avevo accantonato pian piano per, fare il video sui prodotti terminati, ora mi sono ritrovata tipo due sacchetti pieni e non li ho mai buttati, in realtà, cosa che potevo benissimo fare nell'idea di non fare più video. Ma in realtà ho detto no, teniamoli lì e vedete che adesso servono. Quindi ho una carrellata enorme di prodotti da mostrarvi, di cui vi darò due o tre informazioni sul fatto se mi sono piaciuti o meno e perché e se vi consiglio appunto di comprarli. E niente, quindi bando alle ciance, iniziamo. Ovviamente il tutto sarà molto random, quindi troverete prodotti per la casa mischiati a prodotti di bellezza, trucchi, eccetera, eccetera. Parto appunto con un prodotto per la casa che poi magari ritroverete in altre versioni perché è il mio detersivo per lavatrice preferito, il Deox, ottimo, sia questo Fresh White che l'altra versione blu, super consigliato, anzi se avete un detersivo per lavatrice migliore di questo fatemelo sapere, fatemi sapere qual è il vostro detersivo preferito. Poi Avon Senses, questo lo prendo grazie a una collega che è appunto una presentatrice Avon. Questo era Fruity Margarita Orange and Peach ed è un bagno schiuma, buonissimo. Questo era proprio molto goloso, fresco e goloso. Mi è piaciuto tantissimo e questa linea di bagno schiuma io la adoro, quindi quando lei fa ordini spesso li compro. Questa era la versione natalizia, una limited edition Winter Magic, sempre appunto uno shower gel. Questa era Apple and Black Cherry. In realtà, il profumo era un po' particolare, non sentivo né uno né l'altro dei due, però mi è piaciuto, avvolgente come profumo. Sempre bagno schiuma, questo è Tesoro d'Oriente, doccia crema aromatica muschio bianco, sa proprio di fresco e pulito. Anche la linea Tesoro d'Oriente mi piace tantissimo per quanto riguarda i bagno schiuma, spesso sono in offerta. Cosmia, shampoo extra gentile, camomilla e miele. L'ho trovato da Lilla Pois, è un marchio che ha anche secondo me, se non ricordo male, scusate, lo Shan, non mi è piaciuto per nulla. Io con gli shampoo devo stare un pochino attenta, questo secondo me non me li lavava bene. L'ha utilizzato poi Mattia, però ecco, io no, non ve lo consiglio. Poi, ottimo prodotto, questo di Too Cool for School. È super tagliato per prelevarne il più possibile. È il Moroccan Gasol Foam Cleanser, quindi è un detergente viso. Che
che fa una leggera schiumettina, ma non è una schiuma, non è una spuma, ecco. Molto molto valido, super detergente, non pulisce tantissimo la pelle. Io di solito lo utilizzavo, lo mettevo prima di andare sotto la doccia, poi mi fendavo sotto in doccia per pulirlo bene. Vi rende quella pelle, sapete, quasi non che tira perché è troppo secca, ma perché è proprio super pulita, ecco. Quindi dopo questo, assolutamente, per chi ha pelli secche come me, una buona crema idratante. Per chi invece ha una pelle un pochino più grassa, va benissimo con una crema un pochino più leggera o anche senza, perché è molto molto valido. Maracco Gasol, che sinceramente non so cosa voglia dire. Dentifricio pasta del capitano, questo è un dentifricio senza infamia, senza lode, è normalissimo, protezione totale, preso al supermercato. Io ho una fissa, vi racconto questa cosa, cioè i miei dentifrici devono avere il tappo grosso in modo da poter stare in piedi sul lavandino. Vabbè, è una mia fissa, però ho questo problema, cioè stanno il tappo piccolo e non li compro, quindi compro quelli che stanno in piedi da sole, mettiamolo così. Tavolette... Passo da una cosa all'altra, vabbè. Tavolette del WC S lunga, freschezza alpina, queste non mi sono piaciute perché lasciavano pezzettini nella tazza e non profumavano, quindi no, non ve le consiglio. Probabilmente sarò l'unica a cui non piacciono, ma a me queste dosi, come si chiamano? Le monodosi, ecco, di detersivo, queste sono della Dash, tra l'altro, non mi fanno impazzire, anche perché io spesso faccio lavaggi brevi, il lavaggio quello breve da mezz'oretta per quando i capi sono semplicemente da fare un lavaggio rapido e per togliere gli odori, non perché ci siano grosse macchie, diciamo il lavaggio quotidiano, mettiamola così, anche se io ovviamente non faccio lavatrice tutti i giorni, sia mai. Però ecco, con questo tipo, con quel tipo di lavaggio, queste non si sciolgono correttamente, quindi bisogna farle per lavaggi un po' più lunghi. In più, boh, non mi profumavano la biancheria, non mi piaceva, non lo so, mi sfuggiva qualcosa, quindi no, le ho finite proprio a fatica e non le ricomprerò, anche perché costano un sacco rispetto al detersivo normale. Salviettine intime della Chili, queste sono il mio must, mai più senza in borsa, le ho sempre 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 dietro per qualsiasi evenienza, delle salviettine intime a portata di mano, e queste della Chili sono veramente molto valide. Patch di Patchology, marchio che potete trovare se non sbaglio da Sephora. Questi sono patch ringiovanenti e revitalizzanti per gli occhi. Devo dire che sono molto idratanti, sono dei patch con una durata breve, cioè con una durata di applicazione breve, in 5 minuti voi avete comunque un contorno occhio idratato e vi sembra, diciamo, più rimpolpato, ecco. Quindi mi sono piaciute proprio perché in poco tempo hanno comunque una buona qualità, non costano poco se non sbaglio, però ve le consiglio, vi consiglio di provarle. Omino bianco salva colori, cioè che sia l'omino bianco, che sia il brown, che sia uno o l'altro, devo avere sempre le salviette salva colore, perché sennò faccio di quei disastri allucinanti. Io divido i neri dai bianchi, no, o meglio, divido i bianchi, il resto spesso va un po' tutto insieme. Cerco di fare magari lavatrici solo di capi molto molto scuri, ma spesso qualche capo colorato si infila dentro, e se ci sono delle macchie di bianco, cioè delle, scusate, delle strisce bianche magari in alcuni maglioni a righe o magliette, ecco, alcune volte ho fatto dei danni, quindi queste assolutamente sempre portata di lavatrice, ecco. Essence lunga ammorbidente concentrato sandalo e violetta, niente di straordinario, paragonabile ad altri deodoranti, ad altri, scusate, ammorbidenti, oh mamma, deliro. Poi, altro bagnoschiuma di Avon, questo è buonissimo, sa proprio d'estate, è il Caribbean Colada Coconut and Papaya, quindi mamma, profumazione super estiva, buonissima, veramente, quindi io vi consiglio questi bagnoschiuma. Poi, avevo preso il Formil alla Lidl, se non sbaglio, perché non avevo più detersivo per lavatrice, però io poi finisco sempre col Deox perché noto che ha un'azione antiodore migliore, ecco, e quindi magari capi che usi un po' di più o con cui sudi un pochino di più, secondo me con quello proprio l'odore si toglie. Questo non dico che non sia, che sia terribile, però ecco, secondo me c'è di meglio. Ha un prezzo sicuramente vantaggioso rispetto all'altro, che comunque compro quando sono, quando è in offerta, ecco. Altra linea di bagnoschiuma che mi piace tantissimo è questa di Vrochet, questo è il gel doccia alla vaniglia bourbon ed è buonissimo. Tra l'altro la versione mini size da 100 ml che si può portare quindi anche in viaggio, costa
comodo il packaging perché fate una spruzzatina ed è la dose perfetta per lavarvi e questa è una profumazione, ragazze, che cioè a chi piacciono le profumazioni dolciastre e golose è pazzesca veramente. È della linea Love My Planet. Spettacolare. Struccante occhi, doppia azione di Nivea. Questi sono struccanti occhi che io cambio spesso, ma con cui mi trovo comunque molto bene. Sapete, con questi bifasici il problema sussiste dalla metà in poi, perché poi non c'è di solito più la corretta. Il corretto rapporto fra olio e non, e quindi dopo un po' funziona un pochino meno, però devo dire che anche questi li compro in base alle offerte, quindi ciclicamente uso L'Oreal, Garnier, Nivea, eccetera, eccetera. Ora ne ho uno di Erbolario da provare, che voglio vedere se ne vale appunto me l'hanno regalato a Natale, voglio vedere se ne vale la pena o meno. Per il prezzo un pochino più alto, però ecco, diciamo che di solito io uso questi. Deodorante Neutro Roberts Fresco Classico, buonissimo, è una profumazione talcata molto molto buona, e devo dire che è anche un'ottima azione, quindi anche questa ve la consiglio come deodorante, diciamo, da supermercato. Shampoo purificante di Giada per capelli grassi e con forfora. Allora, con questo shampoo io non mi sono trovata proprio benissimo, diciamo che speravo in qualcosa di migliore. Scusate, in qualcosa di meglio, perché pensavo potesse avere un'azione migliore per i miei capelli, che comunque sì, sono molto grassi, tendono a essere sporchi dopo poco, però fa pochissima schiuma. Quindi questi shampoo che fanno poca schiuma li trovo difficili da lavorare. Alla fine io ho bisogno di un po' di siliconi, mettiamola così. E poco prodotto, quindi non è che mi ha fatto proprio impazzire. Avevo ottime aspettative di questo marchio, però forse non è proprio quello perfetto per me. Ecco, vi avevo detto che c'era anche l'altra versione, questa è la versione classica Fresh Blue e è un ottimo detersivo, consigliato. Oh mamma! Ovviamente questo video lo sto facendo il giorno dopo che è passata la plastica, mi sembra normale. Altro Deox. Così tipo per una settimana avrò un sacco di plastica accumulata. Smac Express Bagno. Questo è un ottimo prodotto per pulire il bagno. Si sciacqua facilmente, cosa che io preferisco, cioè preferisco gli spray che si sciacquano velocemente, spruzzo, lascio girare un attimino, poi con la spugnetta rimuovo. Questi un pochino più liquidi, non il classico Cif che è un pochino più lungo da lavorare, mettiamola così. Lascia un buon profumo, pulisce a fondo, mi piace, anche per il calcare è buono, quindi consigliatissimo. Struccante occhi delicato di Acqua alle Rose, che è una linea che a me piace tantissimo di Roberts. Devo dire che però non strucca proprio tutti i mascara, cioè fa un po' fatica. Qui dice di essere efficace anche sul trucco waterproof, però è meglio un bifasico secondo me. Facevo un pochino più fatica, quindi magari stressavo un pochino più le ciglia e niente, alla fine preferisco, diciamo, i bifasici. Però è un buon prodotto per chi ha gli occhi sensibili. Io l'ho preso anche per quello, perché ho gli occhi molto sensibili, spesso con alcuni prodotti brucia, e quindi ho provato questo prodotto, però ecco, è un pochino meno di un bifasico. Più di un acqua micellare e meno di un bifasico, mettiamola così. Questo è un fondotinta fantastico che non so dove potete trovare, credo online. Aspettate. È di Art on Stage ed è l'Airbrush Foundation, quindi sarebbe, secondo me, un fondotinta per il. Come si chiama? L'Airbrush? Non mi viene in mente in italiano, ma ha una coprenza modulabile, un effetto naturalissimo, quasi invisibile, però uniforma tantissimo l'incarnato. Per chi non ha grossi problemi di pelle, è fantastico. Ve lo faccio vedere meglio per vedere il nome e vi assicuro che è un ottimo, ottimo, ottimo prodotto. Io l'ho utilizzato nella colorazione 2 e anche nella colorazione 3, se non sbaglio. Mi è piaciuto tantissimo. Ah, quest'inverno non sto utilizzando fondotinta, ho deciso di lasciar stare per quest'inverno e quindi metto un pochino più di terra, magari si noterà un pochino di più, faccio un po' l'effetto baciata dal sole, però non ho voglia di usare fondotinta perché voglio far respirare un pochino la pelle. Devo dire che per adesso sta andando bene, sto reggendo senza mettere il fondotinta, anche se alcune mattine mi sveglio con tipo un incarnato grigiastro, diciamo simil morte, però dico vabbè, chi se ne frega.
Ottimo questo profumo biancheria, profumo concentrato per bucato di Mr. Clean e senza fiorite. Esistono anche, mi sembra, uno o due altre profumazioni che voglio provare. È quello che si mette nel contenitore dell'ammorbidente, nel vano dell'ammorbidente, un tappino e fa profumare tantissimo la biancheria. L'aveva consigliato la Federica Homes with Home, se non sbaglio, e in uno dei suoi video l'ho comprato al Tigotà o a Lillacua, ora non mi ricordo, ed è fantastico, super 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 consigliato. Altro doccia schiuma che mi piace molto è la linea molto basica di Vidal, che costa tipo un euro, e questo è il talco liquido. A me le profumazioni talcate piacciono tantissimo, quindi ve la consiglio. È un doccia schiuma normalissimo, non vi lascia la pelle idratata, ma per lavare e profumare va più che bene e costa pochissimo. Come vi ho detto, altro struccante waterproof, questo è L'Oreal, uno di quelli che compro più spesso perché è spesso in offerta e mi piace molto. Shampoo della Cinica, shampoo delicato di Vera Lab, meglio di quello di Giada, ma preferisco il Kerastase. E niente, è forse troppo delicato. Siamo quasi arrivati alla fine, video lunghissimo, me ne rendo conto, ma diciamo secondo i miei standard, mettiamola così. Maschera viso, è tantissimo che non mi faccio una maschera viso, magari stasera mentre edito il video mi metto a farla. Allora, questa è una maschera di Tony Moly, una linea appunto che potete trovare anche su Amazon, oltre che da Sephora, ha dei prezzi tra l'altro ottimi. Questa è la She Butter Mask Sheet idratante ed è veramente fantastica. Cioè, questa linea qua di Tony Moly è ottima per le maschere, davvero ve la straconsiglio. E, è molto idratante, vi lascia la pelle bella compatta, rimpolpata, idratata. Lo vedete che quelle rughettine leggere sono appianate, ma perché la pelle è molto idratata, quindi ve la straconsiglio. Crema viso di Dibi, questa è della linea Age Method, una crema impulso di giovinezza giorno e notte, che io utilizzavo maggiormente la notte perché è molto ricca, è veramente molto molto valida. La linea Dibi è veramente ottima, la mettevo la sera proprio perché è un pochino più ricca e devo dire che al mattino avevo la pelle bella morbida, bella idratata, che non tirava. Io ho una pelle molto secca e sensibile, devo dire che questa è veramente un'ottima crema. La trovate di solito nei Dibi Center o comunque dalle estetiste che hanno questa linea e ve la straconsiglio. Matita per sopracciglia che mi è piaciuta tantissimo di The Balm, questa è la Ferocious o Ferocious ed è la matita con lamina molto molto sottile, adesso ovviamente non ce n'è più. Mi piacciono queste micromine perché riesco a fare quasi tipo i peletti, anche se io non sto molto dietro le sopracciglia come ben sapete, però da una parte ha il pettinino, dall'altra la micromina, quindi è veramente molto valida, dura a lungo. The Balm a me come marchio piace tantissimo, ha un sacco di prodotti molto validi, avrei un sacco di prodotti da mostrarvi, è uno dei video che vi ho sempre detto vi devo fare il video su The Balm, ve lo devo fare, alla fine non lo faccio mai, però ve lo farò, prometto. Infine, come sempre alla fine, mascara, che sono i mascara terminati del periodo, sia perché si sono seccati, sia perché magari fanno un po' troppi grumi e quindi, dato che la formula è diventata un pochino più densa e quindi non riesco a utilizzare perché sapete che l'effetto ragnetto io lo odio. Allora, parto con questo che ce l'ho da più tempo, è il Max XXL di Flormar ed è un mascara con uno scovolino di quelli in elastomero, con un pettinino molto fitto che separava molto molto bene le ciglia. Questo io lo trovavo ottimo come mascara da tutti i giorni perché non dava un effetto troppo strong, ma separava molto bene le ciglia e quindi ve le apriva bene a ventaglio, senza volumizzarle troppo, senza allungarle troppo, ma ve le faceva proprio belle. Ecco, adesso che ho fatto il lash lifting, secondo me questo sarebbe stato perfetto per i look da tutti i giorni, perché da quando ho fatto il lash lifting veramente io ho delle ciglia super divise, super curvate, bellissime, mi piace tantissimo l'effetto. Poi, altro mascara che in realtà è un primer di Pixi, è super promosso, è il Black Lacquer Lash Primer di Pixi. È un primer nero però, da utilizzare appunto prima degli altri mascara, ma che io spesso utilizzavo da solo perché ha un pettinino molto particolare, vedete, che però riusciva a prelevare molto bene le ciglia, vi dava un bel effetto volume alle radici, ve le riempiva bene e poi ve le separava. Anche questo da tutti i giorni fantastico, e con sopra un altro mascara c'è un effetto wow.
Ora appunto ho bisogno, ad esempio, quando voglio un effetto un po' più carico, dato che le ciglia sono già belle separate, di un po' di volume alle radici. Quindi un mascara di questo tipo, ad esempio, sarebbe stato anche qua perfetto, ma è finito. Vabbè, ma ne ho tanti altri. Anche questo molto buono di L'Oreal, il Mega Volume Miss Baby Roll, anche questo in elastomero. Con uno scovolino con i dentini un po' più corti, quindi meno separanti, mettiamola così, però ben volumizzante anche questo. Devo dire che appunto ha un'ottima formula, si è un po' seccato troppo facile, cioè troppo in fretta, si è un po' asciugato troppo in fretta, quindi l'ho utilizzato un po' meno rispetto agli altri, però già dall'inizio questa è un'ottima formula. E niente, quindi questi erano tutti i prodotti terminati dell'ultimo lunghissimo periodo. Fatemi sapere se avete mai provato questi prodotti, come vi siete trovate, se avete delle valide alternative. E sono felice di essere tornata, sono felice della partecipazione, o meglio, della presenza che mi avete dato alla mia domanda, appunto, vi va se torno su YouTube? Perché comunque ero già lanciata, volevo un pochino di carica e come ne avete data veramente tanta, in tante quando ho mollato su YouTube mi avete scritto come mai, era un momento di pausa e ora spero di riuscire a tornare alla grande sempre con più video possibili. Non voglio promettervi nulla perché poi il tempo è quel che è, comunque grazie di tutto davvero per questi, per i milioni di messaggi che ho ricevuto su Instagram, siete carinissimi, io credo che Instagram sia il metodo migliore per sentirsi, cioè se voi mi scrivete qua sotto io spesso non rispondo, ma perché spesso leggo da telefono e mi dimentico banalmente. Invece su Instagram rispondo più velocemente. Quindi se avete delle domande da fare scrivetemele sempre lì perché mi è più facile rispondervi. Ci vediamo nel prossimo video, spero il più presto possibile. Grazie ancora, un bacione. Ciao!